che meno tutto questo tempo più divertente che era molto. Una volta combattuto per una fine.
No, basta. Dietro è Matteo. Bravissimi. Madonne e messeri, popolo tutto di Corenno Plinio, benvenuti, grazie di essere qui così numerosi. Permettetemi di spiegarvi quello che, a cui fra poco assisterete. State per assistere a un torneo cortese tra cavalieri in armi appiedati, uno degli spettacoli più graditi in epoca medievale, uno spettacolo a cui i giovani uomini d'arme e cavalieri ardivano di poter partecipare perché era l'occasione per mettersi alla prova, per confrontarsi con le armi e per riuscire a mettersi in luce, soprattutto quando, come in questo caso, il torneo avveniva alla presenza di un personaggio importante. E questa sera, come sapete, Corenno Plinio ha l'onore di ospitare Sua Maestà l'Imperatore Federico di Hohenstaufen e la sua bellissima sposa Beatrice di Borgogna. Io avrò l'umile ruolo dell'araldo e quindi vi presenterò i cavalieri che si confronteranno tra di loro. Sono cavalieri giunti in parte al seguito dell'imperatore, vengono dalle vicine terre di Lombardia, alcuni vengono da più lontano, anche dalle lontane terre di Germania da cui proviene l'imperatore. Sono qui per confrontarsi, per trovare il migliore tra loro e naturalmente per divertirvi e intrattenervi. Vi raccomando naturalmente, come vi è già stato detto, di non oltrepassare il confine della posizione che state occupando adesso per ragioni di sicurezza, dato che questo spazio potrà essere occupato dai cavalieri che duelleranno tra loro. Voi ovviamente potrete interpretare il pubblico e quindi potrete, anzi dovrete, parteggiare per quello tra i cavalieri che vedrete affrontarsi che più raccoglierà il vostro favore e il vostro gradimento. Se siamo pronti, allora diamo inizio a questa esperienza. Immaginiamo di trovarci nel XIII secolo e acclamate quindi i cavalieri che si misureranno nella disfida di Corenno Plinio. Li vedete già divisi in due schieramenti dai quali a breve usciranno i primi cavalieri che si confronteranno. Porgo ancora una volta il mio omaggio all'imperatore e all'imperatrice che ci fanno l'onore di assistere a questo scontro e chiamo ora per voi il primo dei cavalieri che si misureranno per voi questa sera. Un cavaliere che viene da una delle città che sono più fedeli tradizionalmente in Italia all'imperatore e al Barbarossa, la città di Pavia. Per voi, signori, Guglielmo da Pavia. Bravo! Si misurerà con lui un cavaliere dell'opposto schieramento. Un cavaliere che vedrete portare la croce verde dei Cavalieri di San Lazzaro, un ordine fondato in Terra Santa originariamente per l'assistenza dei lebbrosi, dei malati di lebbra. Ma non lasciatevi ingannare da questo, è un uomo d'arme forte e valoroso. Per voi, signori, Riccardo d'Altavilla. Chi vince? Vai, Riccardo! Riccardo!
Forza Riccardo! Prendilo! Dai Riccardo! Forte! D'Altavilla! Era veloce! Grande per valore, per coraggio, per mole, vestito di blu alla testa di grifone d'argento, è oggi pronto a combattere per voi Folco da Milano. Ad affrontarlo un cavaliere che viene dalle terre di Germania. I suoi colori sono i tre scaglioni blu su campo argento. Andiamo, Bisone! Ad affrontarlo Wilhelm da Marburgo, che vedete partire subito all'attacco. Preparerà l'imponente Folco col piccolo e agile Wilhelm. Wilhelm è disarmato. La vittoria va dunque al cavaliere Folco da Milano. Vile, vile l'attacco da parte del cavaliere tedesco. Colpisce alle spalle il cavaliere. L'attacco a tre
tradimento scatena lo sdegno degli altri cavalieri. L'imperatore Federico ordina che cessino questi combattimenti. E giustamente, cavalieri che ancora conservano il loro onore e la loro fedeltà si inginocchiano al cospetto dell'imperatore. Essendo questo un torneo cortese che non deve prevedere quindi né scorrettezze né spargimenti di sangue ingiustificati. La vittoria quindi va allo schieramento di Folco da Milano, che ha combattuto sempre con correttezza e con cavalleria. Fate voi ancora un... Si preparano quindi a ritirarsi dopo essersi confrontati sul campo di battaglia per voi, certi che l'imperatore avrà notato il loro valore. Chiedo ancora una volta di mostrare il vostro favore e il vostro apprezzamento per i grandi cavalieri che si sono scontrati per voi qui a Corenno Plinio. Cavalieri si preparano a ritirarsi, mentre chiediamo naturalmente di consentire loro il passaggio e vi lasciamo di nuovo alle note del gruppo di musici in itinere. Vi ringrazio e vi saluto. Vostro servo sia, ed è far l'alma mia, se non segui, voi sempre per mie vita. Vita mia, il vostro vago aspetto, ma crudeltà m'uccide.